Harry e Meghan Mania. La nuova coppia reale è amatissima da tutto il mondo, ancor di più da quando ha annunciato di aspettare il primo figlio. Lo dimostra il loro tour, che li ha visti accolti da migliaia di persone festanti e felici di accoglierli. In particolare, la coppia è sbarcata a Melbourne, dove il principe Harry, 34 anni, e la moglie Meghan Markle, 37, sono state accolti da una folla di persone adoranti al Royal Botanic Garden. Una folla di circa 5.000 persone, quasi come delle vere pop star. Ciò che però sta facendo impazzire il web è lo scatto, ormai virale, della passeggiata romantica che Harry e Meghan si sono concessi sulle spiagge di Melbourne. Mano nella mano, la coppia reale è bellissima e, sapere che presto metteranno al mondo un figlio, rende il momento ancora più speciale. Aggiornamento di Anna Montesano. Tutto sul Royal Baby. Il tempismo è perfetto, quello con cui Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato la gravidanza della duchessa del Sussex, subito dopo il matrimonio reale della cugina Eugenie. Un gesto di eleganza, per non oscurare il lieto evento. Il luogo in cui è stato fatto l'annuncio non è meno importante, l'Australia. Posto in cui il fratello di William fece il primo viaggio insieme alla mamma Diana, la prima volta che ebbe contatto con fotografi e stampa. La coppia piace davvero a tutti, Meghan ha portato all'interno della corona inglese un'aria di cambiamento e rivoluzione e questo, ai sudditi, piace molto. L'annuncio della gravidanza di Meghan Markle è stato fatto lunedì scorso e subito gli account social di Kensington Royal hanno condiviso la notizia con il mondo del web. Il duca e la duchessa del Sussex sono lieti di annunciare che la duchessa partorirà un bambino la prossima primavera. Entrambi hanno apprezzato il supporto ricevuto da tutto il mondo fin dal loro matrimonio a maggio e sono lieti di condividere questa lieta novella al pubblico. Non avrà il titolo di principe o principessa. Federico Gatti, in collegamento da Londra con Federica Panicucci, ha condiviso con il pubblico italiano le aspettative dei sudditi inglesi che già da qualche settimana mormoravano di una possibile gravidanza di Meghan Markle. Se Kate e William hanno avuto il loro momento di grande seguito dopo il matrimonio e tre gravidanze, ora è giunto quello di Meghan e Harry che ora si trovano in Australia. Il bambino che nascerà sarà il settimo in linea di successione, dopo il nonno, lo zio, i cugini e il papà, per questa ragione non potrà aspirare al trono della bisnonna e non potrà, neanche, ricevere il titolo di principe e di principessa, ma di Lady o Lord. Il popolo inglese ha grandi aspettative, soprattutto sul nome che i genitori sceglieranno, in molti sperano che sia una femmina e che possa diventare la nuova Lady Diana. Tanta attesa circonda anche le caratteristiche fisiche del futuro bebè, prenderà la carnagione scura della mamma e i capelli rossi del papà? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.